Si riapre dopo 3 mesi di chiusura forzata, perché noi siamo arrivati a questa determinazione di chiudere perché purtroppo non c'erano i numeri sufficienti a stare aperti, quindi non c'era un buon guadagno, non c'erano i numeri e quindi abbiamo deciso di stare chiusi perché ci rimettevamo troppo. Mancanza dei turisti con poca affluenza di napoletani era proprio tempo sprecato. Ecco, adesso è chiaro che bisognerà continuare la speranza, insomma, che continui la zona gialla e che soprattutto anche tra le regioni si possa circolare. Questo per voi sarebbe importantissimo. Sì, è importante, la zona gialla è importante, noi già saremmo contenti che le regioni riaprissero in modo che possano arrivare turisti da Milano, Torino, Genova e quant'altro. Noi abbiamo fatto degli incontri col personale questi giorni perché praticamente si riparte da zero. Che in questo frattempo che noi siamo stati chiusi i nostri clienti si sono dispersi. Qualcuno, magari qualcuno ha trovato un locale meglio di noi, qualcuno un locale peggio di noi, quindi non sappiamo. Il fatto che non sono venuti qua, loro hanno testato altre realtà, quindi noi ci siamo messi d'impegno per riconquistare il napoletano, è come se partissimo da zero. Ragazzi, adesso noi siamo stati chiusi, dobbiamo far vedere alla napoletana la nostra professionalità, e quindi ci siamo rimboccati le mani, tutti d'accordo col personale e speriamo di riconquistare il pubblico napoletano, in primis, perché gli stranieri verranno tranquillamente, vengono qua. Quello che dobbiamo conquistare sono i napoletani. La pandemia non è terminata, siamo nella campagna di vaccinazione, lei ha sempre mostrato ottimismo, ma cosa si aspetta per questo 2021? No, ma intanto ci sono buoni segnali, perché già di per sé le vaccinazioni sono dei segnali, quindi ne avremo, non so, 10, 20, 30 mila persone al giorno che saranno più tranquille, che potranno girare più tranquillamente, quindi più andiamo avanti più i rischi si riducono. E anche se un altro elemento da considerare, che intanto la farmacologia ha scoperto come curare questo virus, per cui siamo anche tranquilli su questo.